Dopo la richiesta fatta dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini di prorogare il superbonus 110%, le associazioni di categoria del mondo edile ANIEM, ANCE e CNA Costruzione si sono dette assolutamente favorevoli. Dilatare i tempi dell'incentivo e rifinanziare la ricostruzione rappresentano per il commissario e le associazioni le due scelte fondamentali per la concreta rinascita dei territori colpiti dalle calamità naturali. Condividiamo in pieno le dichiarazioni fatte dal commissario Legnini nei giorni scorsi. Per noi la proroga del super bonus 110%, ma di tutte le agevolazioni fiscali, sono fondamentali sia per accompagnare la ricostruzione post-sisma 2016 e 2009 e sia per tutta una serie di lavori che non sono legati alla ricostruzione, come ad esempio il bonus su ristrutturazioni 50% ed il bonus facciate 90%. Inoltre riteniamo che anche la proroga che oggi leggiamo nei vari documenti economici e finanziari al 31 dicembre 2023 debba essere allungata per far sì che produca gli effetti sperati, perché comunque i tempi di approvazione delle pratiche, anche se oggi sono notevolmente migliorati, ringraziamo l'ufficio speciale per questo, ovviamente se la scadenza rimane il 31 dicembre 2023, quella del super bonus, ovviamente difficilmente molte pratiche riescono a combinare la doppia soluzione, contributo sisma e agevolazione fiscale. Condizioni essenziali anche visto i ritardi per l'approvvigionamento e gli aumenti del costo dei materiali che stanno rappresentando una serie di ricadute sulle opere da realizzare sia da superbonus che da post-sisma. Le aziende associate continuamente ogni giorno ci pongono questo problema, nonostante l'ordinanza 118 del commissario Legnini con la quale ha cercato insomma di venire incontro alle esigenze delle imprese, il problema del caro materiali resta, è un problema importante. Stiamo ancora aspettando il decreto ministeriale che prevede le compensazioni sui lavori già avviati, mentre l'ordinanza 118 prevede una maggiorazione del 6% per le unità abitative e dell'11% per le attività produttive, ma per le pratiche ancora non avviate, quindi per i decreti di concessione e contributo in emanazione. Il problema del caro materiale è un problema purtroppo che esiste, che continua a creare dei grossi problemi, ma non soltanto per quanto riguarda i prezzi, ma anche per quanto riguarda l'approvvigionamento, cioè materiali che non arrivano, e questo ovviamente crea problemi perché le aziende non riescono probabilmente nei termini previsti dalle varie ordinanze a portare a termine i lavori. Quindi anche qui noi al commissario, con una nota inviata ad esempio un mesetto fa, abbiamo chiesto di fare una proroga d'ufficio per tutti i cantieri indipendentemente dall'importo lavori.